Adriano Albano. Era in pigiama, disarmato, quando ha aperto la porta agli uomini della squadra mobile di Napoli. Finisce così la latitanza di Vincenzo Licciardi, 42 anni, e capo dell'omonimo clan di quell'alleanza di Secondigliano, un tempo egemone in città. Era nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi d'Italia. Lo hanno preso dopo una caccia durata più di 3 anni, all'alba, in una villetta di Cuma, zona Flegrea, lontano dal suo fortino di Secondigliano. Con lui c'era la moglie e una coppia di amici che lo proteggeva. Licciardi è un personaggio di massimo rilievo, perché oltre ad essere il capo della sua organizzazione criminale, è uno dei massimi esponenti della camorra della città di Napoli. Più volte gli uomini della mobile e del servizio centrale di polizia coordinati alla procura di Napoli erano giunti ad un passo dall'arresto di Licciardi, che ora deve scontare una condanna a 14 anni per associazione di stampo mafioso. I poliziotti hanno seguito le sue tracce anche all'estero, Portogallo, Spagna, Francia, sono entrati nelle case dei parenti vestiti da postini per posizionare le cimici. Una vita, quella di Licciardi, segnata dal lusso e dal potere economico. Era il re dei cosiddetti maiari, trafficanti del falso, principalmente abbigliamento, ma anche droga ed estorsioni. Finisce la sua reggenza, fuori dalla questura, parenti e amici, scene di disperazione.